Nella notte, tra il 10 e l'11 aprile, il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla tragica scomparsa dell'indimenticabile icona italiana, l'attrice Paola Gassman. Figlia del leggendario Vittorio Gassman, Paola ha incantato il pubblico con la sua straordinaria presenza sul palcoscenico e sullo schermo per decenni. È deceduta a Roma all'età di 79 anni, lasciando un vuoto nel cuore di milioni di fan. La sua carriera artistica è stata segnata da ruoli indimenticabili e performance che resteranno per sempre nella memoria collettiva. Ma oltre al suo talento ineguagliabile, Paola è stata anche nota per la sua lunga e appassionata relazione con l'altro amato attore, Ugo Pagliai. I due hanno condiviso una storia d'amore che ha resistito al passare del tempo, durando ben 56 anni. La morte di Paola ha sollevato interrogativi sulla sua salute, con la causa esatta del suo decesso ancora avvolta nel mistero. Sintomi acuti hanno portato a sospetti, ma le indagini mediche non sono riuscite a fornire una risposta definitiva. Si è saputo che Paola ha rifiutato ulteriori accertamenti poco prima della sua morte, una decisione che ha lasciato il suo compagno, Ugo Pagliai, devastato e tormentato da un senso di colpa. In un'intervista commovente al Corriere della Sera, Pagliai ha condiviso i suoi sentimenti e i ricordi di una vita condivisa con Paola. Ha espresso il suo profondo amore e rispetto per lei, ricordando i momenti felici e l'intimità che hanno condiviso. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti coloro che ammiravano la coppia, sottolineando l'importanza dell'amore eterno e della comprensione reciproca. La morte di Paola Gassman rappresenta la fine di un'era nell'ambito dell'arte italiana, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e il suo impatto duraturo sulla cultura e sulla società. Il suo talento, la sua passione e il suo spirito resteranno per sempre una fonte di ispirazione per generazioni future. E tu cosa ne pensi della notizia?